Ciao a tutti, io sono Roberto, benvenuti sul mio canale. Oggi vado a farvi ascoltare Arrivederci Roma, un successo di Renato Rascel del 1954. Buon ascolto. Ok, dunque, prima di iniziare il video tutorial volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, così potrete trovare contenuti di questo tipo con più facilità. Iniziamo. Il brano è in Sol maggiore, la melodia comincia da Re, la quinta del Sol. Ok? Dopodiché suono il Sol maggiore, appunto, basso di Sol, terzo tasto. Io lo suono col secondo dito, col medio. Dopodiché le corde centrali, Re, Sol, Si. Quindi viene. Poi c'è un Re. Allora, il Re è qua, terzo tasto, seconda corda. Dopodiché facciamo questo, che può essere visto, la maniera più facile di vederlo adesso è come Do minore, primo rivolto, Do minore, basso, Mi bemolle. Quindi abbiamo Mi bemolle, quinta corda al sesto tasto, Sol, quarta corda, quinto tasto, Do, terza corda, quinto tasto. E al can la nota più acuta è il Do, quindi da capo è. Adesso abbiamo un Si a vuoto, io lo suono a vuoto qua, seconda corda. Dopodiché abbiamo, ok, quindi allora è Sol. Suono la nona di Sol. Allora, suono esattamente suono il Sol, sesta corda, terzo tasto, il La, secondo tasto, terza corda, e poi, sempre sulla terza corda, suono il Si, avanti un tono dal La, io lo suono col quarto dito, poi faccio un legato discendente, quindi faccio suonare ancora il La, ma questa volta non lo pizzico più, strappo via soltanto il Si. Ok? E finisce col Sol. La stessa cosa, lo stesso legato, lo faccio tra il Si e il La, e tra il La e il Sol a vuoto. Quindi via. Questa è la frase. Andiamo avanti. Quindi abbiamo ancora Re, quarta corda vuoto. Il Si contemporaneamente al basso di Sol qua sulla stessa corda.
poi abbiamo fa diesis, quarto tasto, quarta corda, quarto dito. Dopodiché abbiamo il si settima. Ok, si quinta corda, secondo tasto, re diesis, quarta corda, primo tasto, la sempre terza corda, secondo tasto. Allora, vediamo questa seconda frase. Alzo il La e suono ancora il Sol al vuoto due volte. E vado sul Do. Do e Mi. Do, terzo tasto, quinta corda. Mi, quarta corda, secondo tasto. La melodia è proprio il Mi. Quindi faccio questo pezzettino. Pronti? Mi maggiore e La, La minore, anche se la melodia si ferma sul La, quindi la terza del La non lo faccio sentire che è minore. Comunque, il Mi maggiore suono soltanto sesta corda a vuoto, il Mi quarta corda secondo tasto, Sol diesis terza corda primo tasto e La, come ho detto adesso, quinta corda a vuoto, quarta corda secondo tasto, terza corda, secondo tasto. Questa va avanti facendo quattro volte il fa diesis, settimo tasto, seconda corda. Una quinta volta c'è il fa diesis ancora, questa volta con il basso di re però. Così. Ok, dunque rifaccio tutto fino a qua. Frase rimane uguale per tre volte, quindi quattro volte il fa diesis, 1 2 3 4, fa diesis insieme al re a vuoto, La prima corda quinto tasto, poi c'è ancora un re che mi serve per tenere il ritmo più che altro, poi ancora fa diesis e poi c'è due volte il Mi quinto tasto seconda corda. Abbiamo ancora La a vuoto e il Re settimo tasto terza corda. Ricordatevi che queste tablature poi le potete scaricare seguendo il link, e a volte mi dimentico di dirlo alla fine, il link in descrizione. Quindi siamo arrivati, manca solo la chiusura, è finita la chiusura. La rifaccio tutta la canzone e arrivo alla chiusura, va bene? Dopo aver fatto l'ultima volta la frase, Do, prima corda, ottavo tasto, Si, tasto dietro, settimo tasto, e poi facciamo questo turnaround, Sol, Si bemolle 7, La minore, settima, Re settima. Okay. Sì, più
vado con la minore settima. Sol, si va la settima di dominante, la minore settima, re settima di dominante. Ok. E questo è tutto. Questa canzone finisce qua. Vi ricordo, se volete iscrivervi al canale, se vi è piaciuto, volete mettere mi piace, mi fa piacere. E al prossimo video tutorial. Ciao!